dettagli sul piano appena approvato dal governo regionale per abbattere le liste d'attesa nella sanità. Ascoltiamo il presidente della regione Renato Schifani, l'assessore regionale alla sanità Giovanna Volo e il direttore generale per la pianificazione strategica Salvatore Iacolino. 50 milioni di fondi statali non utilizzati in passato a causa del Covid verranno utilizzati dalla Regione Siciliana per abbattere le liste d'attesa utilizzando il sistema pubblico con degli incentivi e il sistema privato con degli sconti sulle tariffe. È l'inizio di un percorso promesso ai siciliani, quello di lavorare su questo punto e poi sulle emergenze. Si inizia così, abbatteremo le liste d'attesa, poi ci occuperemo della ordinarietà, perché non consentiremo mai che la nostra regione brilli per liste d'attesa che vanno oltre l'anno. È un'offesa alla dignità umana. Il contributo che ci può venire dal privato qualificato è un contributo che va comunque preso in alta considerazione. Quindi man mano vedremo, ci saranno anche quello che è l'applicazione del DM77, ci sono nel tempo delle novità che contribuiranno sicuramente a garantire una domanda adeguata e una capacità di risposta che certamente vedrà la sanità pubblica come protagonista principale, ma che non esclude assolutamente nessuna delle altre componenti che comunque fanno parte del servizio sanitario. Sicuramente ci sono attività importanti che vanno soddisfatte nei tempi che abbiamo previsto, cioè entro il 31 dicembre del 2023 c'è un partenariato pubblico-privato che vogliamo mettere in campo con grande forza. Riteniamo pure che alcune prestazioni probabilmente sono già state soddisfatte. Il vero tema importante è che ci sarà una cooperazione forte fra pubblico e privato, ma governato dal pubblico. È il pubblico che chiede agli operatori economici privati cosa serve.